esordire con un brano musicale suonato con uno strumento molto antico, citato nelle Sacre Scritture. Davide intonava i suoi salmi con questo strumento, tanto che i salmi si chiamano il Salterio. Questo è il nostro terzo appuntamento verdiano della famiglia artistica di Sonese, perché abbiamo fatto già i pannelli, diciamo, i quadri di scena dello spettacolo dell'Associazione Musicale di Sonese. Ieri abbiamo fatto un concerto, oggi c'è questa mostra e concluderemo verso il fine mese con i pannelli di scena del concerto di musica e canto. Grazie alla famiglia artistica che davvero ha, nonostante sia radicata sul territorio e abbia una storia lunghissima, ha comunque questa capacità di rinnovarsi, di cambiare e di accettare dei percorsi nuovi. Un'emozione unica, per cui io non avevo mai sentito suonare questi strumenti e devo dire che è stato veramente emozionante. Parte del Sanguinetto Ensemble, signori. Thank you.
Massimo Faschini, che è tenuto in qualità di filosofo, Giovanni Saleni in qualità di architetto, e sa, abbiamo anche Lorenzo Terlera. Sono tre personaggi che arrivano, e arrivano grazie anche ad una collaborazione mia tra famiglie artiste. Quindi la rappresentazione è sempre un racconto. Quando noi diciamo immagina di sole, stiamo raccontando come noi, con il nostro occhio, con la nostra, percepiamo e vediamo questa città. Sarà ricco, perché in concomitanza a questo periodo ci sono un sacco di appuntamenti. Lo stesso sindaco mi ha scritto dicendo che non poteva essere giustamente su due fronti. Prima che scappi, un saluto del vice sindaco, dopodiché io chiedo di dire due parole anche, ovviamente, a Giuseppe Pizzi, in qualità di presidente della famiglia. Penso che un'attività artistica come quella della fotografia meriti comunque una presenza istituzionale, comunque un saluto istituzionale, perché per me la fotografia è importante, è una delle tante forme di espressione artistica, e io devo essere sincero, quando ho visto questa mostra ho visto veramente delle cose molto belle, anche l'operazione di aver fotografato gli atleti della polisportiva Sole. Ci sono degli istanti che sono estremamente significativi e che valgono più di mille parole. Era completamente per rappresentare il sole. Fare delle foto di persone e capire che sono i solesi, senza il loro contesto. Vedere un progetto che avanza, è un lavoro collettivo. Addirittura immagino che ci sarà un lavoro di scelta, di selezione, che non è individuale, è qualcosa che riguarda tutti voi e che discutendone approfondisce l'argomento, genera nuove idee, nuove. È un po' quello che è lo spirito vero della famiglia artistica. Stare nel territorio con una visione analitica del territorio, cioè non una cosa a caso, fotografare il sole, ripeto, non come street photographer, ma con una certa cognizione. Mi chiamo Giovanni Salemi, faccio l'architetto, mi occupo da qualche anno anche di fotografia come passione. E poi con una bella chiacchierata fatta appunto settimana scorsa con Mauro nel guardare la mostra, sono scaturite dei pensieri che ho esternato in quel momento e che poi naturalmente mi sono andato a riscrivere per non così per seguire un po' come traccia che vi andrò a raccontare, per capire un po' secondo voi questo mio punto di vista, cosa ve ne pare. Naturalmente guardando questa bella mostra fotografica, e appunto la ritengo una fotografia urbana, ho voluto scrivermi un pensiero di Gabriele Basilico, che un po' è il grande fotografo italiano, conosciuto a livello internazionale, proprio per la sua fotografia analitica, fotografia urbana. Era un unico tutt'uno, infatti il futurismo forse è la prima corrente che, come poche altre, investe la realtà, cioè non fanno solo quadri o scrivono libri, ma progettano abiti, vanno a fare le riste fuori dal teatro, hanno davvero la volontà di investire ogni ambito della vita. Per chi c'è stato l'inizio, chi è venuto all'inizio, quando abbiamo creato questo gruppo, questa accademia fotografica, vi ricordate che abbiamo detto la fotografia a 360 gradi. Okay? Oggi la fotografia non è più la macchina fotografica, eh? Non parliamo di tempi, diaframmi, di ref, eccetera, eccetera. È uno strumento. La fotografia noi cerchiamo di visionarla a 360 gradi, di vederla in tutte le forme. Vedremo poi la pittura, vedremo legata alla fotografia, la scultura ce l'abbiamo dentro, ce l'abbiamo qua la famiglia artistica, per cui mi sembra l'occasione migliore per sfruttare anche questa cosa. Però la fotografia vista a 360 gradi. Un giorno in cui ci siamo comunque tutti, ma non ci senza ostacolare. Sì, proveremo. La sera, per esempio, sarebbe il primo incontro, dopodiché analizzeremo, parleremo anche tra di noi, analizzeremo qual è la situazione migliore in modo che. Parlare commosso e mi complimento perché siete stati dei piloti, avete fatto una sperimentazione non facile. I reati dove hanno poi venduto tutti questi, hanno lottizzato questi appezzamenti, questi terreni che hanno costruito i palazzi, hanno dato perso il giardino e
e da acqua e da pozzolana in alcuni casi. La pozzolana si chiama così perché è una polvere vulcanica, ha prende il nome da pozzola, dove ci sono i vulcani, dove c'era. Siccome molti affreschi erano all'esterno, prendendo il muro dentro, anche se c'erano gli agenti atmosferici, cioè biologici, eccetera, eccetera, sono arrivati fino a noi proprio perché sono stati protetti dal muro. Dopo, se noi giriamo la testa, cos'è la cosa che vediamo di più in questa stanza? Proprio che c'è. Perfetto, la stanza delle colonne, come vi ho detto prima, e sopra c'è la particolare dello stemma familiare, che è il castello con tre torri, sopra c'era, ci sono tre rocce, la cascata, sopra non si vede, c'era una linea, e sopra ancora c'era l'aquila. L'aquila lo imparerete sempre studiando la storia dei Romani, che è un segno di regalità, di maestà. E tutte le famiglie nobili avevano nel loro stemma l'aquila, progetto, caccia fotografica, la famiglia artistica per la sezione bambini ha partecipato a questo bando della provincia di Monza e Brianza. Sta studiando il professor Spirti, che ringrazio per essere intervenuto. Io ho già assistito a un suo racconto molto emozionante sulla nostra Villa Reati, che io ringrazio anche la famiglia artistica che ci dà la possibilità di far conoscere questo nostro patrimonio culturale della nostra città, poco conosciuto, ma attraverso anche questi laboratori rivolti ai bambini ci dà l'opportunità di farlo conoscere. Domani ricordo che c'è anche il Villa Aperto. Io sono particolarmente contento di vedere la sala piena, oggi è un appuntamento che ne contiene altri tre in realtà, perché come avete visto dall'invito, oggi celebriamo il 25 anni della scomparsa di un grande personaggio, di Bissoni, di Numeroni, e contemporaneamente celebriamo anche qualcosa come gli 80 anni della famiglia artistica bissonese, quindi sicuramente un traguardo molto molto importante, uno ne anticiperà sicuramente altro. Così faccio una piccola introduzione per ringraziare voi tutti che siete tantissimi, mi fa sempre piacere vedere il museo così pieno, però ho salutato molte persone del tre travate, ho trovato moltissimi parenti familiari di Gino Meloni, mi fa piacere, vi saluto anche da qua. Buongiorno anche da parte mia, a nome di tutta l'amministrazione comunale, sono davvero molto contenta di vedervi qua tutti così numerosi. Anch'io rivolgo un pensiero al presidente della FAL che ha fortemente voluto questo nome, per cui abbiamo davvero voluto intitolare questa sala a Gino Meloni. Perché mio padre ha sempre detto la vita di un artista e quello che fa un artista gira sempre a due cose, no? Da una parte una gioia infinita, dall'altra una disperazione infinita. Perché è fortunato quell'artista che poi alla fine della sua vita gli rimane una scultura, un quadro, una poesia nella storia. Ecco perché ho fatto fare gli specchi. Per me lo specchio è la porta, come diceva Ende, dove uno entra in un'altra dimensione, in un mondo diverso. E quando uno si guarda nello specchio, supera la dimensione contingente. E riesce a capire qualche cosa, forse, o perlomeno a intuire, e io considero ancora la scultura come intuizione. Detto questo, a me sembra di aver chiarito qualcosina, insomma. Sindaco della città di Sone, vi do il benvenuto
e siamo veramente contenti e onorati di avervi qui, perché per noi è un evento particolare che ci riporta indietro di tanti anni. Buonasera a tutti, benvenuti. Questo è un passaggio abbastanza, che io ritengo importante per la nostra città nell'anno di Expo. Con i nostri occhi possiamo rileggere una storia dell'arte, ma anche una storia proprio della nostra città. Mi pregio insomma di potervi permettere di vedere queste opere che chissà quando potremo vederle in modo così esaustivo. Sono di leggere l'opera d'arte al di là di una lettura superficiale,
e ascoltare lui che raccontava, che ci dava i criteri, che ci dava le chiavi di lettura, e davvero ogni volta che parlava è stata una ricchezza per me, come se mi avesse regalato tantissimo. E allora niente, mi piace questo regalo che voi avete, che voi fate, che avete fatto e che mi avete consegnato, perché credo che voi l'avete fatto come un momento per ricordare Ezra, per dire Ernest, per dire lui è comunque ancora qua e verrà qua in mezzo a noi, è il nostro direttore, è il nostro presidente. Ed essere direttori e presidenti vuol dire comunque dare a tutti gli allievi uno sguardo, un'apertura, uno sguardo che va oltre quello che si sta facendo, quello che è la quotidianità. Mi piace che abbiate scelto questo regalo, perché non avete scelto una targa, potevate farlo, non avete scelto una targa da porre, magari lo farete, o lo faremo, da porre da qualche parte, che è comunque un gesto bellissimo, ma avete deciso di regalare ai soci ancora lui, è come se lui avesse restituito quello che vi ha regalato. Lui vi ha regalato tanto, l'avete messo in un libro, adesso voi lo riregalate, non ci mettete del vostro, mettete ancora quello che lui, nella sua grande umiltà, nella sua grande tenacia, nella sua ricchezza, ha regalato, è come se lui si regalasse di nuovo, e questo secondo me è un segno bellissimo. Grazie, sono qui proprio con grande piacere a rappresentare la mia comunità. Io ho avuto occasione di conoscere personalmente proprio durante l'ultima mostra, quando abbiamo un po' conversato, e davvero che cosa mi ha colto e mi ha davvero colpito? La sua modestia, la sua riservatezza, la sua umiltà proprio nel descriverti e nel raccontare le sue opere, l'essenza della sua arte. Ma qui io oggi voglio davvero ricordarlo come comunità macherese, perché io avevo detto allora, durante l'inaugurazione della mostra, e qui lo ripeto, che tutti i cittadini macheresi sentono un po' Hermes, un po' come loro cittadini, no? Uno di noi. Perché? Perché lui ha dato tanto alla comunità macherese e ha realizzato un'opera in particolare che è nel cuore di tutti noi cittadini macheresi. È il monumento al nostro partigiano Valentino Rivolta, che è stato realizzato proprio davanti al comune, quindi sotto gli occhi di tutti, e che per noi cittadini macheresi ha un valore simbolico molto molto importante. Quindi i miei cittadini non dimenticano e hanno ancora nel vivo della loro memoria quei passaggi, quei percorsi fatti con lui durante la realizzazione di quell'opera che era stata molto condivisa dalla cittadinanza. E proprio anche questa mattina, io prima di venire qua, ho partecipato a un pezzettino di camminata partigiana organizzata dall'ANPI della zona, e ho detto loro in questa occasione che sarei stata qui, no? E che avrei portato senz'altro il loro saluto. Loro ricambiano davvero la riconoscenza per questa grande persona che resta sempre, ripeto, nel cuore di tutti noi. Quindi grazie. Volevo consegnare una copia. Con lui ho avuto sempre una grande collaborazione. Tutte le volte Macherio con Daido e Avis organizziamo ormai da oltre 30 anni un concorso per pittura, e lui è sempre stato disponibile e è sempre stato il nostro cuore, il nostro presidente di giuria nella selezione delle opere. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Per me è un onore ricevere questo libro, essere qui a salutare una persona con cui ho lavorato, posso dire che ho condiviso una parte del mio lavoro di assessore con Hermes e con Giuseppe Pizzi, che è qui presente, vedo che c'è anche qua il nostro direttore artistico Alberto Zanchetta, con il quale abbiamo condiviso dei momenti anche di amicizia con Hermes, no? Perché era una persona con cui amava ovviamente l'arte e quello che lega, che ovviamente l'assessore alla cultura, a me piace la cultura, mi piace l'arte, abbiamo condiviso queste passioni.
Quando venivo, io subito, quando ho capito da subito l'importanza e il valore della famiglia artistica, tutti i rissonesi sanno qual è l'importanza della famiglia artistica rissonese per la nostra città, il valore che ha per avere saputo interpretare in anni difficili, essere avanti e aver traguardato il futuro attraverso l'intuizione del premio Rissone. Per cui io da subito mi ricordo che avevo cercato Giuseppe Pizzi, abbiamo iniziato a parlare del futuro che poteva legare la famiglia artistica con l'amministrazione, quindi fare dei passaggi, ed è stato un percorso molto bello dal mio punto di vista, che ci ha visti fianco a fianco. Ricordo anche Hermes Meloni era presente nelle giurie del premio Rissone, perché il premio Rissone esiste ancora, non ha più quella non è più famoso come un tempo, però diciamo che noi proseguiamo con questa tradizione. Hermes Meloni dava il suo contributo all'interno della giuria, per cui abbiamo avuto modo di conoscerlo. E io ho partecipato insieme al sindaco di Macherio e all'assessore Consoni all'inaugurazione della mostra di Macherio. E anche lì ricordo perfettamente l'imbarazzo di Hermes quando doveva parlare, però ricordo anche il senso di quel discorso profondo, che poi è stato ripreso, mi ricordo, durante anche i funerali di Hermes, nello scritto che poi Giuseppe Pizzi ha sul libro. Abbiamo scelto come presentazione il ricordo fatto della parola e da quanto ho detto, questa secondo me era la giusta presentazione di questo ricordo, ed era quello che era stato detto pubblicamente, ed era poi la sintesi secondo me, senza aggiungere altre cose, proprio la cosa che abbiamo voluto, come abbiamo voluto oggi in questa sala arredarla. Vedete che queste splendide scenografie sono state ospitate a Palazzo Terrani durante una serata con l'AMU degli Amici della Musica. L'idea di queste è partita da Hermes, qua ci sono coloro che hanno realizzato, adesso di qua che poi mi serve le due parole, perché poi facciamo chiudere un caro amico di Hermes. Poi con Hermes voglio ricordare soltanto l'ultima cosa, abbiamo avuto l'onore, vedevo scorrere queste fantastiche diapositive che ripercorrono tutto il percorso di Hermes come direttore artistico di famiglia artistica, anche quella, perché poi portava un cognome importante, Meloni, quindi un'eredità anche molto pesante, e noi abbiamo avuto anche l'onore di intestare la sala del Museo Rassino Meloni, e lui era presente insieme a noi, lo vedevo adesso nelle diapositive, in questo momento molto, molto importante, ecco, per la nostra città. Grazie. Dopo aver visto l'inaugurazione della mostra, che Consoni sa che ci ha visto, e ho ritenuto opportuno fotografare per documentare quello che era un lavoro che io ironicamente chiesi, ma se questo è quello che ti rimane, perché lui l'ha scritto sulla locandina, lo voglio documentare. E così, con la collaborazione della sezione fotografia, ampiamente desiderata anche da Hermes, considerandola un'arte diciamo più attuale e recente, anche se la fotografia veniva usata tanti anni fa, e comunque con la loro collaborazione è stato realizzato questo con l'intento di consegnarlo. Purtroppo non è andato così.